Un gigantesco quadro con Benvenuti a Lissone ci accoglie all'ingresso della città del mobile e siamo di fronte al Museo d'Arte Contemporanea, una volta sede di una importante azienda, oggi punto di riferimento per la cultura non solo lombarda. Un luogo scelto dagli organizzatori dello Sporting Club Mobili Lissone per far svolgere le operazioni di punzonatura di una importante classica ciclistica, la 33esima edizione della piccola Agostoni, gara per dilettanti. Alessandro Forner, ieri medaglia d'argento, oggi si sprinta per la vittoria. Sì, ieri purtroppo un secondo posto, però con soddisfazione oggi penso che ricambierò il favore che mi ha fatto Sebastiano del Cappello, perché se non c'era lui era un po' dura. Lui mi ha dato una gran mano ieri e penso che appena posso oggi o un altro giorno di ricambiare il favore. Davide Gumirato, altro giorno, altra volata. Sì, ieri ci abbiamo provato e è stata una volata un po' rischiosa e c'è stata una grande caduta, e però siamo arrivati davanti. E noi ci proviamo sempre, oggi è una corsa più alla nostra portata e abbiamo una grande squadra e speriamo di arrivare al risultato massimo. Ben fatto Paoli, Ruffoni e tanti altri, qual è il velocista più forte d'Italia? Ma secondo me ben fatto è uno tra i velocisti più forti. Poi comunque ogni anno se ne scoprono diversi e io devo essere assolutamente tra questi. Loris Paoli, vittoria Barriceto ieri sesto sul traguardo del Giro delle Tre Province, oggi c'è la piccola Agostoni, troppo dura o è corsa anche per te? Non sappiamo bene il percorso perché l'anno scorso era diverso, però vedremo, dai, col primo giro si riuscirà già a capire se si può arrivare all'arrivo tutti i compatti o no. Loris Paoli è tornato a vincere nel giorno del suo compleanno, tanti hanno detto era ora, un ragazzo ritrovato, che stagione ti aspetti di fare? Ma era ora, no, sono stato molto felice di vincere perché era appunto tanto tempo che non vincevo e niente, dai, speriamo quest'anno tutta un'altra storia, speriamo di continuare così. Nicolas Marini, come sta andando il debutto tra i dilettanti? Sì, ho corso domenica, ho fatto il debutto, avevo una contrattura alla schiena che mi ha impedito di correre la prima gara a Botticino. Sono riusciti a far sesto con la vittoria di Rossi, oggi la gara è un po' più impegnativa e cercheremo di aiutare il nostro velocista. Matteo Busato al via della piccola Coppa Agostoni con qualche ammaccatura. Come stai intanto e che gara farai oggi? Mi sembra di stare abbastanza bene, sono un po' indolenzito alla schiena, però per il resto va bene. Ieri nel male mi è andata abbastanza di lusso, sono grattato solo un pochettino e qualche botta. Tante le punte anche oggi al via per il team Idea, che tattica adotterete e dove ci aspetteremo protagonisti Matteo Busato? Sicuramente cercheremo di fare la corsa, ben fatto, pedala bene, quindi non ha problemi a tenere una corsa impegnativa, cercheremo di andare in fuga e cercare qualche soluzione alternativa, nel caso si arrivasse in volata ben fatto sarà pronto sicuramente. Marco Benfatto, vittoria subito al debutto, poi qualche piazzamento. È tempo di tornare a vincere qui alla piccola Coppa Agostoni. Ma adesso sono partito bene, già da San Geo ero già in forma, diciamo. Adesso spero di raccogliere qualche altro risultato. Ieri mi è andata un po' male, la volata un po' complicata e speriamo di oggi di rifarsi. Il 2012 è la stagione dei velocisti d'esperienza, ci sei tu, c'è Gumirato, c'è Paoli, ci sono molti altri. Come vedi il dilettantismo in questo momento dopo queste prime corse? Qual è il tuo bilancio delle prime settimane? Ma vedo che ci sono tante squadre che si sono rinforzate, vedo un po' più scarsi, diciamo, gli squadroni, però la stagione è lunga, sicuramente le squadre, quelle importanti, la Zalfa e Trevigiani, sicuramente si rifaranno sotto con le vittorie. Però vedo che un po' è cambiato, forse mi piace di più in questo momento che c'è più libertà per le squadre piccole, la corsa si può fare, mentre magari l'anno scorso le corse si decidevano già la partenza. Team Idea tra le formazioni più competitive? Ma adesso stiamo puntando a partecipare al Giro Bio e in teoria dovremmo riuscire a fare i punti e speriamo di
di arrivarci, e quello sicuramente sarà un bel appuntamento. 169 sono i corridori che hanno di fatto firmato il foglio di partenza dei 195 iscritti alla vigilia, un buon numero che soddisfa sicuramente le aspettative del presidente storico, oltre 50 anni alla guida di questa società, Romano Erba, presidente dello Sporting Club Mobili Lissone, la 11ª società che ha posto l'iscrizione all'allora Unione Velocipedistica Italiana. Partenza dalla centralissima via Matteotti, laddove c'è la sede della filiale appunto di Lissone della Banca Popolare di Milano, che ormai da qualche anno patrocina questa manifestazione. Un circuito iniziale da ripetere 4 volte tra le colline della Brianza, denominato appunto circuito della provincia di Monza e Brianza. 99 chilometri da percorrere su e giù per queste strade, e subito si spacca il grosso del gruppo. Una quarantina di uomini prende il comando e presenti in questo gruppo di testa un po' tutte le società che hanno deciso di aderire a questa iniziativa dello Sporting Club Mobili Lissone, voluta soprattutto in ricordo di Luciano Meroni e di Lino Biganzoli, quest'ultimo indimenticato vicepresidente per molti anni della società. Ora al suo posto l'ha preso il figlio, che così come va forte in bicicletta nelle categorie amatoriali non riesce ad avere lo stesso passo del padre per quanto riguarda le caratteristiche umane. Ma torniamo alla corsa, una corsa come abbiamo detto che nel circuito da ripetere 4 volte si è spezzata in due tronconi, ed ecco che i corridori sono rientrati nella città di Lissone, dove tra poco ci sarà l'inizio di un circuito cittadino finale. Una città di Lissone che non dimentica mai le sue origini, capitale del mobile per moltissimi anni, lo è ancora, ma ovviamente tantissima è la concorrenza. Ed ecco che all'inizio del circuito cittadino si sono posti in evidenza una ventina di uomini, tra cui abbiamo riconosciuto la maglia di campione nazionale, quella di Matteo Busato. Qui un gruppetto che cerca di rientrare sulla testa della gara, vediamo due uomini della Opla, una squadra toscana, un traffico completamente bloccato dalla vigilanza urbana, abbiamo visto un graduato fare appunto servizio d'ordine a totale copertura e sicurezza della gara in corso, che ricordiamo essere la 33ª Piccola Agostoni. Ma attenzione, c'è proprio il campione italiano in compagnia di Dario Mantelli della Petroli Firenze a guadagnare una manciata di metri. C'è molto pubblico a bordo strada, diciamo la parte finale della gara è su un circuito molto molto ridotto, mentre qui vedete transitare il gruppo, il grosso del gruppo in notevole ritardo. Ma sui due corridori che hanno tentato l'allungo si sono portati Andrea Barbetta e Matteo Azzolini, quest'ultimo della Vies di Vigevano. Ma vedete che il resto del gruppetto di testa è lì veramente, oseremo dire, a pochi centimetri dalla testa della corsa. Quello che vedete inquadrato è Marco Cannone, è il general manager del team Idea, di fatto quest'anno a Conad. Ma attenzione, ormai siamo alle battute finali, veramente agli ultimi secondi di gara, il gruppo viene bloccato ed ecco che già in testa in questo momento la maglia della Viris di Mattia Pozzo, che va a vincere davanti a Gomirato, Trovato, De Benedictis, Busato, Toffoli, Traversi, De Danieli, Fonzi e Cordioli. Grande festa con i suoi compagni, ed ora andiamo a sentire la sua voce. Mattia, grande volata, grande vittoria, grande soddisfazione per tutta la squadra. La cercavo proprio, oggi stavo bene, ho contato sui miei compagni e non ho fatto che far bene. Praticamente ho giocato al meglio la volata, non ho sprecato niente tutto il giorno, tranne all'inizio per andare via in fuga,
quando si è rotto il gruppo, e devo dire un grazie veramente a tutti i compagni che sono stati fantastici, fantastici oggi. E siamo inizio stagione. Una grande emozione anche da parte di tua madre. Mia mamma sa cosa vuol dire correre in bici, e sa cosa vuol dire vincere, sa cosa vuol dire faticare. Allora hai deciso, farai il velocista o lo scalatore alla fine? Io corro in bici, poi si vedrà. Sì, oggi ci abbiamo provato fortemente perché era ora, siamo partiti bene, i risultati tardavano a arrivare, ma oggi finalmente è arrivata, siamo felicissimi tutti. Obiettivamente lui era l'uomo più veloce, era il nostro uomo per la volata, dovevamo portarlo nella posizione migliore. All'ultimo chilometro mi sono trovato davanti, ho tirato a tutta fino a 300 metri finché lui non è partito e ha fatto un'ottima volata. Gominato, cos'è successo negli ultimi metri? Sono rimasto chiuso e era un po' titubante, cioè partire lungo, e eravamo tutti stanchi e ho deciso di aspettare fino all'ultimo, e invece sono rimasto chiuso, ho dovuto frenare e Pozzo ha trovato il varco giusto, ha anticipato la volata, io venivo su forte, però in questi momenti ci vuole tanta lucidità e Pozzo ha dimostrato di averne di più. Hai trovato un terzo posto che ti lascia la mano in bocca o ti soddisfa? Beh, un po' di amaro c'è sicuramente perché stavo bene, infatti la volata l'ho fatta un po' in rimonta, ma Pozzo aveva 50 metri di vantaggio e io e Gominato siamo partiti troppo alla fine e non siamo riusciti a prenderlo. Ed ora quindi si deve accontentare del terzo posto, sale sul gradino più basso del podio, premiato dal presidentissimo dello Sporting Club Mobili Lissone, Romano Erba. Un terzo posto che comunque è prestigioso in una gara come questa, che da 33 anni ricorda una grande del ciclismo lissonese. Naturalmente questo non è altro che l'anticipo della gara più importante che si svolgerà ad agosto, la Coppa Ugo Agostoni, Giro della Brianza. Ed è l'assessore allo sport del comune di Lissone che va a premiare Davide Gominato, uno dei più forti velocisti in circolazione, ma attenzione perché oggi a vincere e dimostrarsi quindi più forte di tutti, più veloce di tutti, è Mattia Pozzo, che non disdegna anche di andare in salita, ma che ha trovato le più grandi soddisfazioni nel recente passato proprio andando a conquistare gare particolari, dure d'accordo, tenute ad alto ritmo ma con conclusione in pianura, se si esclude quella famosa tappa che ha conquistato al Giro della Valle d'Aosta di 3 anni or sono in cima ad una salita, ma lui ha mantenuto il vantaggio e ha guadagnato tutto in pianura. Ora andiamo a sentire il suo manager Pirro, il grande Pirro. Aspettavamo questa vittoria, a dire la verità, tutto inverno che si stanno preparando e abbiamo fatto già dei buoni risultati nei primi 5, ci mancava questa vittoria, questa qui è quella che darà morale per il proseguo della stagione. E oggi io avevo fatto un circolino col suo numero con tutte le stelline intorno, ero sicuro, non potevo sbagliare. Non sbaglia mai Pirro. Siamo al momento della partenza, mancano pochi minuti alla partenza della 36esima edizione del Trofeo Franco Balestra Memorial Metelli, medaglia d'oro Luigi Ravasio. Due personaggi importanti, il primo ex sindaco di Palazzolo sull'Oglio, l'altro grande sportivo che ha sempre aiutato l'amico Angelo della Barba nella organizzazione di questa importante manifestazione. Avete visto tra gli ospiti Michele Dancelli, non poteva mancare anche Dino Zandegu, e qui ecco il Michelino, colui che ha vinto tanti anni fa la Milano-Sanremo, che parla, chiacchiera con chi il giorno prima ha conquistato la vittoria nel Giro delle Tre Province. Stiamo parlando di Nicola Ruffoni della Colpack. Insomma, una gara che subito dalle prime battute, con la presenza anche di Claudio Chiappucci come ospite d'onore, una gara che subito parte con il piede giusto grazie anche all'impegno che la figlia di Angelo del Barba ci mette nel corso di tutto un anno per organizzare al meglio questa
manifestazione che ormai è chiaro è entrata nella storia del ciclismo nazionale, ma non solo, è la seconda gara a carattere internazionale per dilettanti di elite e under 23 a cui possono partecipare anche professionisti appartenenti a gruppi sportivi professional. Un piccolo tratto di trasferimento per raggiungere la frazione di San Pancrazio, dove proprio Claudio Chiappucci, vedete, abbassa la bandiera a scacchi. In questa località si svolgerà poi l'arrivo al termine di 169 chilometri di gara. Una corsa che sempre ha portato in alto i nomi dei vincitori. L'ultimo è stato Alessandro Mazzi davanti a Nicola Boen e a Sonny Colbrelli. L'anno precedente, quindi nel 2010, fu Alexander Mironov, atleta russo della Iter Katusha, e nel 2009 a vincere fu Davide Cimolai. Una corsa che è caratterizzata da un circuito iniziale comprendente la salita di Bella Vista, che stiamo vedendo proprio in queste immagini, con la scalata ai 290 metri appunto di questa località, che dedica tutto il proprio terreno alla coltivazione di vigneti per produrre naturalmente vini di altissima qualità. Dicevamo, un circuito attraverso la località di Bella Vista, dove è posto un gran premio della montagna a punti all'ottavo, al 24esimo, al 49esimo e al 74esimo chilometro di gara. Poi, passando di nuovo da Bella Vista, si salirà con quello che è praticamente chiamata la cima coppi di questa importante manifestazione, cioè la salita di Gandosso con i suoi 474 metri. Allo scollinamento mancheranno 15 km alla conclusione. Intanto la cronaca della corsa ci mette a conoscenza che si è formato in testa un gruppetto di oltre 20 uomini, un gruppo nutrito quindi con tante però individualità molto importanti. Con il numero 15, lo abbiamo visto appena adesso transitare sotto il nostro schermo, è il Mattia Cattaneo della Trevigiani, eccolo qui che ogni tanto spunta fuori. Poi con il 99 Mattia Morescu, atleta della Videa Ballan, e poi via via tutti gli altri con la maglia della Palazzago. Vediamo Diego Rosa, ma ora avremo occasione ovviamente di vedere meglio i componenti. Abbiamo visto con il 61 Luciano Barindelli e con il 67 Lois Bascio, rispettivamente della Carmioro e della Team Fenice Zema. In testa al gruppetto con il numero 24 è Artunaga, poi con il 9 Gianluca Leonardi, con i compagni di squadra Alessandro Tonnelli, entrambi della ZAF. Qui siamo in testa invece al gruppo, a guidare l'inseguimento Enrico Rossi della Meridiana. Infatti possono partecipare a questa gara atleti appartenenti alle squadre professionistiche di terza fascia. Con lui Mirko Boschi e Paolo Colonna nelle prime posizioni appunto del gruppo, mentre stanno per riaffrontare la salita che porta a Bella Vista. Una colpa che ha gioito il giorno precedente con la vittoria di Nicola Ruffoni, ed oggi Bevilacqua schiera Boschi, Colonna, Mammini, Vilella, Zardini e appunto Ruffoni. Il gruppo transita sotto lo striscione d'arrivo, ma attenzione a questo punto, vedete che alle spalle del gruppetto di testa si muovono varie squadre. Abbiamo riconosciuto anche gli uomini della Gragnano Sporting Club diretti da Della Santa, ma qui attenzione perché siamo sull'ultimo gran premio della montagna, quello di Gandosso, e avete visto che ce n'è un uomo che va all'attacco. Con il numero 47 è Diego Rosa della Palazzago, corridore che abbiamo conosciuto l'anno scorso in finale di stagione, è giunto terzo alla Coppa d'Inverno. Lui partecipava precedentemente alle gare di mountain bike. Ma ecco, attenzione, lo stantuffo del numero 15 Mattia Cattaneo, con lui al suo fianco
Artun Duaga, Quintero della Deglio Gallina e poi naturalmente con il numero 11 Alessandro Tonelli della Zalf. Vedete che si sta facendo sotto anche Andrea Vacher della Marchiolla, è una salita molto dura, non molto lunga, circa 5 km, ma guardando l'espressione dei corridori si può notare senz'altro la difficoltà che hanno gli stessi nell'affrontare questa dura asperità che, ricordiamo, allo scollinamento porterà i corridori a meno 15. Si fa sotto con un grosso scatto Mattia Cattaneo, più che uno scatto una pedalata di progressione, un atleta che ci ha già abituato a grandi imprese, lo ricordiamo nella passata stagione uno dei massimi protagonisti della categoria, soprattutto in gare dure, lo ricordiamo intanto vincitore di una tappa, la quarta per l'esattezza, e poi la classifica finale al Giro delle Pesche Nettarine. Ha conquistato il Giro Bio subito dopo il Gran Premio di Capodarco e poi è stato protagonista, quinto nella Val Giro della Valle d'Aosta in classifica generale, ma è stato veramente uno degli atleti che maggiormente ha impressionato. Ed infine, giusto ricordarlo, è salito sul podio al terzo gradino per l'esattezza nella Tour dell'Avenir. In precedenza si era classificato quinto ai campionati europei. Questo per farla breve, il palmarès dell'atleta con il numero 15 che vedete davanti, lui è portacolori della Trevigiani Dynamon Bottoli, guidata in ammiraglia da Marco Milesi, che ha reagito all'attacco di Diego Rosa, lo ha raggiunto e poi lo ha battuto sul Gran Premio della Montagna. Mancano 15 km alla conclusione e la gara non è per nulla finita. In effetti vedete che in discesa Patrick Facchini, eccolo qui, quest'ultimo sulla ruota di chi lo precede, lui è un atleta che viene da una grande vittoria, ha conquistato recentemente la prima internazionale che si è svolta nel nostro paese, dopo aver raggiunto Artun Duaga, Simone Pettilli, compagno di squadra del colombiano, Alessandro Tonelli e Andrea Vacher, li salta letteralmente e cerca di raggiungere a questo punto la coppia di testa che è formata, è giusto ricordarlo, da Mattia Cattaneo e da Diego Rosa. Per il momento è ancora lì, ma il modo in cui è rientrato e soprattutto come ha cercato di saltare il gruppetto sicuramente lo pongono come maggior protagonista nei prossimi chilometri. Ed è così, là in fondo si vede la maglia verde della Casati MI Impianti, squadra questa diretta in ammiraglia da Enrico Guadrini, ex professionista cremonese. Beh, dicevamo, ma una società che è super controllata da Marco Baccino, un tecnico particolarmente capace, un tecnico che sa su quali pedine puntare per ogni gara, e dopo aver recentemente conquistato la vittoria con Patrick Facchini proprio nella 36esima edizione del trofeo dell'Unione Circoli Sportivi Sloveni in Italia, la prima gara internazionale che si è svolta nel nostro paese, ora qui al trofeo Balestra, altra gara internazionale. Diciamo, Marco Baccin punta tutto su questo atleta che, come avete visto, sta andando veramente forte ed ha raggiunto alle porte di Palazzolo sull'Oglio i due attaccanti di giornata e due signori attaccanti, è proprio il caso di dirlo. Stiamo parlando di Mattia Cattaneo della Trevigiani, un lungo elenco di vittorie nella passata stagione, questa è la prima volta, la prima gara che lo vediamo nelle primissime posizioni, siamo solo all'inizio della stagione, ma guardate con quale facilità e anche un pochettino di rischio, c'era quella macchina in sosta, è passato il corridore della Cicli Casati Patrick Facchini, una vera e propria moto, ha guadagnato qualche metro di vantaggio, stanno recuperando i due all'inseguimento, ma questo è un effetto ottico dovuto al fatto che Facchini
ha dovuto rallentare prima degli altri in vista della curva che ha attraversato il fiume Oglio. Siamo sulla rampa che porta verso San Pancrazio, laddove è posto il traguardo di questa 36esima edizione del trofeo Franco Balestra Memorial Metelli e medaglia d'oro Luigi Ravasio, e vedete che usa un rapporto lunghissimo, sta tornando sotto ancora una volta senza scatti ma con grande progressione Mattia Cattaneo. È veramente una grande corsa quella a cui stiamo assistendo, grandi protagonisti, e non poteva che essere così visto l'importanza della gara che con grande passione l'amico Angelo Del Barba ogni anno pone in essere nella sua frazione. Una gara grande, bella, bellissima, vivace, un po' monotona magari nella prima parte, dove si erano messi in luce una trentina di atleti e tra questi appunto Cattaneo. Ed ora siamo alle battute finali, abbiamo già superato la Flamme Rouge, l'ultimo chilometro, quindi una corsa che sta diventando tattica tra i due atleti che vediamo in questo momento affrontarsi tatticamente negli ultimi metri della importante manifestazione in provincia di Brescia. Controlla Cattaneo alle spalle, se fossimo in pista questa sarebbe la situazione migliore per il corridore bergamasco. Ricordiamo che invece Patrick Facchini, pur correndo per la Casati, è atleta che viene dalla Trentino ma che l'anno scorso difendeva i colori della Trevigiana, quindi c'è un senso di vincita da parte di Patrick nei confronti del portacolori della Trevigiani, ed è infatti Facchini che va a conquistare così la 36esima edizione di questa importantissima gara ciclistica internazionale. Un Facchini che segue nell'ordine dell'Albo d'Oro il nome di Alessandro Mazzi, e qui terza posizione per Diego Rosa che non ha resistito all'affondo dei due, giunge sul traguardo a 16 secondi a 49 invece dal vincitore Alessandro Tonelli, davanti a Petilli, Vacher, Quintero e Alfio Locatelli. Questo è il podio, un podio di tutto rispetto per una corsa che ormai è nella storia del ciclismo internazionale. Rivediamo alla rallenti le immagini della vittoria di Facchini e poi la gioia espressa sul palco con lo spumante. MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy.